qualche volta, come dire, qualche volta probabilmente ignorando anche alcune situazioni che sono situazioni che dovrebbero essere sufficientemente note ai più. Quando io mi sono insediato ho trovato una situazione in questo comune che ha fatto ritenere a me di dover procedere dando un'accelerazione e una sferzata. Un'accelerazione e una sferzata soprattutto per quanto riguarda la parte di riorganizzazione dell'ente comune. Mi sono affidato ad alcune società e ad alcuni professionisti. Per quanto riguarda la riorganizzazione dell'ente, mi sono affidato a una società che era CO Gruppo e la Dea Dala. Subito dopo questo incarico, ovviamente a fronte di polemiche, esposti, non so in grado di dire che cosa è accaduto perché non sono state prodotte da me, ma è partita un'indagine della Procura della Corte dei Conti che ha visto delegato qualche organo di polizia, adesso onestamente non ricordo se era la Guardia di Finanza o qualcuna, la Guardia di Finanza. E quel procedimento si è concluso poco tempo fa prima con l'archiviazione per quanto riguarda alcune figure che erano entrate in questa indagine, poi con l'assoluzione per quanto riguarda il sottoscritto e il dottor De Bernardinis. Ovviamente non c'è stata nessuna pubblicazione in anticipo rispetto alla sentenza, e credo che sia passata sufficientemente sotto tono, ma d'altronde è anche normale che le assoluzioni insomma non passino in mezzo ai rumors, quelli più accentuati. E rispetto a questa sentenza invece voglio dirvi una cosa che probabilmente vi è sfuggita: il CIP ha proposto appello, e quindi così vi offro anche un po' di materia su cui poter lavorare. Questo, come si direbbe, bisognerebbe chiederlo a lui, però è comprensibile, cioè si può proporre appello alle sentenze, per fortuna, insomma, in Italia, e quindi il CIP si è appellato. Con un po' di ritardo dovuto a dei problemi esterni, ovviamente, ma non... Si è appellato all'assoluzione o alla condanna? In quel caso era l'assoluzione, quindi si è appellato all'assoluzione, ovviamente. Esiste il secondo grado di giudizio nella magistratura contabile, quindi adesso aspettiamo questa cosa. Mentre, per quanto riguarda la questione inerente l'incarico all'Azzazio di collaborare con l'ufficio di piano che era stato incaricato di redigere il piano regolatore, e l'architetto Zazio di portare avanti una collaborazione con l'ufficio, è arrivata una condanna per me e per l'ingegner Polidori nei termini che voi conoscete. Ovviamente rispetto a questa condanna sia io che l'ingegner Polidori abbiamo deciso, io ho già firmato per quanto mi riguarda, Polidori credo che lo farà nei prossimi giorni, abbiamo deciso di proporre appello, e quindi questo era ovvio e scontato, ovviamente credo che fosse sufficientemente chiaro a tutti. Siamo estremamente fiduciosi anche dopo aver letto le motivazioni di quella sentenza rispetto al secondo grado, e comunque come io ho avuto modo di dire più volte, ma non lo dico solo io, le sentenze si rispettano, si applicano quando sono esecutive e definitive, e non è che si stanno a commentare. Questo è il concetto di fondo. Voglio precisare, perché anche qui insomma è stato detto di tutto e di più, che rispetto alla parte diciamo economica di questa condanna, perché siamo di fronte, io ci tengo a dirlo, sembrava quasi in questi giorni che fossimo di fronte a un reato penale, no? Invece insomma siamo di fronte alla magistratura contabile che condanna per un presunto danno erariale, e quindi rispetto a un danno erariale fatto per colpa grave, come viene riportato, i professionisti si tutelano normalmente con un'assicurazione che, come facilmente comprensibile, insomma, viene pagata dai diretti interessati,
Io credo di pagare un migliaio di euro all'anno, più o meno, se volete vi presento le ricevute delle assicurazioni che faccio, credo che assicurazione analoga paghi il dirigente, ma d'altronde come tutti i professionisti, non esiste oggi un medico, un professionista che non abbia un'assicurazione privata, che paga lui.